Ciao a tutti ragazzi, qui è Splash, bentornati su The Guardians. Oggi vediamo come ottenere l'accompagnatore, un fucile a pompa esotico già presente nel primo Destiny. Sigla e poi cominciamo! La quest esotica per ottenere l'accompagnatore verrà droppata casualmente giocando nel crogiolo. Una volta ottenuta questa impresa, vi verrà chiesto di parlare con Amanda Holiday. Come sempre la trovate nell'hangar della torre, dietro a quella che era la posizione di Cade Six. Amanda vi darà un'impresa esotica chiamata Torneo del Crogiolo, infatti la maggior parte della quest si svolgerà all'interno del PvP. La prima fase richiede di uccidere 20 guardiani nel crogiolo utilizzando un fucile a pompa. Io personalmente ho preferito utilizzare la playlist Rissa, ma alla fine è abbastanza indifferente come preferite approcciare questa parte. Comunque non dovreste metterci molto a completarla, io ad esempio in due partite sono riuscito a procedere con l'impresa. Una volta uccisi questi 20 guardiani con i fucili a pompa, passerete alla seconda fase, che richiederà di uccidere gli avversari in crogiolo utilizzando danni ad arco, solari e da vuoto. Valgono sia le uccisioni con le armi che con le vostre abilità, super comprese. Io ho preferito giocare sempre in rissa, però mischiando il tutto, utilizzando la sottoclasse ad arco, un'arma energetica solare e una distruttiva da vuoto. Fortunatamente comunque le percentuali salgono abbastanza velocemente, ma state molto attenti perché, come dice anche l'impresa, perdere le partite in crogiolo abbasserà la percentuale di completamento, a meno che non abbiate già completato una di queste. Proprio per questo motivo ho preferito utilizzare Rissa, perché anche arrivando secondi o terzi vi conterà una partita come una vittoria e non come una sconfitta, quindi fa molto comodo. Ovviamente poi se dopo diverse partite avete già concluso una o due percentuali e avete bisogno solo di una tipologia di danno, cambiate sia armi che sottoclasse in modo da velocizzare il tutto. Terminata anche la seconda parte, ora l'impresa vi richiederà di uccidere 15 guardiani avversari nella modalità azzardo, di cui tra l'altro trovate una guida completa qui sul canale. Se ve la siete persa ve la lascio anche questa nelle schede in alto a destra. In azzardo ci sono due modi per uccidere i guardiani avversari, invadendo il loro campo di battaglia oppure uccidendo il guardiano che invade la vostra parte. Fortunatamente qui possiamo usufruire di entrambe le possibilità, non ci sono limitazioni. Ecco fatto, questo era l'ultimo step dell'impresa. Una volta uccisi 15 guardiani in azzardo, tornate pure sulla torre da Amanda Holiday, che finalmente vi donerà l'accompagnatore, un fucile a pompa esotico che come detto già era presente nel primo Destiny. In questo caso però si tratta di un fucile a pompa di tipo cinetico, che utilizza le munizioni verdi. Magari più avanti vi porteremo sul canale una video recensione di questa nuova arma esotica, quindi rimanete sintonizzati. Per ora è tutto ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Come al solito io vi invito a lasciare un like al video ed un commento qui sotto, iscrivetevi al canale ed attivate anche la campanella per non perdere i prossimi video sui Rinnegati e seguiteci sui nostri social, li trovate come sempre qui sotto in descrizione. Da Splash quindi è tutto, passa e chiudo guardiani!